il mondo, come ben sappiamo, è dei più piccoli, quindi a noi organizzare, insomma, queste sono iniziative sociali e riempire la villa di bambini non ci riempie che il cuore di gioia, quindi peccato che poco prima c'è stato un accenno di pioggia, infatti siamo stati un attimo piccola defiance, però insomma abbiamo recuperato, stiamo per iniziare questa giornata ricca di attività e di laboratori da parte di varie associazioni presenti sul territorio. Mimma, la cosa più importante di questa giornata, al di là della giornata in sé per sé, è il fatto che avete messo insieme tante associazioni, quindi è un primo passo verso una Cervinara unita nelle manifestazioni sia sociali che ludiche. Sì, è la cosa principale, anzi l'aggregazione è il termine che io ho utilizzato dopo il primo direttivo, perché insomma, insieme si possono fare tante cose, quindi abbiamo bisogno di questo, Cervinara ha bisogno di questo, perché da soli insomma, non possiamo, quindi la Proloquo ha bisogno di tutte le associazioni ed è quello che cercheremo di fare nel programma futuro. Naturalmente ci sono le difficoltà organizzative come ogni cosa, poi con i bambini bisogna stare attenti, quindi scegliere i vari laboratori non è semplice, cerchiamo ogni anno comunque di rinnovarci per non farli annoiare, perché comunque ci sono parecchi bambini che già hanno partecipato, e poi sicuramente non è semplice organizzare più di un'associazione, mettere insieme più di un'associazione, queste sono le difficoltà, però le abbiamo superate facilmente, anche perché poi abbiamo trovato delle persone disposte a collaborare con noi, questo ci fa piacere. Perché il nostro obiettivo quest'anno, mentre gli altri anni abbiamo cercato sempre di dare un tema alla giornata, però l'abbiamo organizzata da soli, quest'anno abbiamo deciso di abbandonare il tema, però di creare un gruppo di lavoro più ampio che comunque comprendesse quasi tutte le associazioni sul territorio. C'è Caudium Theatrum, c'è Condividiamo, Ma Bello e l'Azione Cattolica di Ferrari San Gennaro, e quindi di questo siamo molto contenti.